Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come state? Mercoledì la Juventus si avvicina verso la tournée negli Stati Uniti e la Juventus ovviamente si avvicina anche all'inizio di una nuova stagione travagliata, complicata, difficile, nella quale bisognerà cercare di non porsi limiti, come ha detto ieri Giuntoli, e non guardare più agli obiettivi minimi. Sono parole molto, molto, molto importanti, secondo me, quelle pronunciate ieri dal nuovo direttore sportivo della Juventus, una conferenza stampa che mi ha convinto, ma ho visto che non ha convinto tanti di voi. E quindi oggi voglio cercare di fare alcuni passi, tornare un attimino indietro e ragionare su quelle che sono le mie idee di questa stagione e quelle che sono le mie aspettative di questa stagione. Tanto alcune novità da commentare tutti insieme. Ieri vi dicevo, Arthur, da quel che mi risulta, non guadagna affatto 5 milioni e mezzo o 6, come invece sto leggendo in queste ore. E infatti la Juventus e Arthur hanno praticamente preparato tutti i documenti necessari ad essere firmati per un rinnovo di contratto fino al 2026. Fermi, non cadete dalla sedia, io spero che siate seduti comodi sul divano che metti che cadi. No, tranquilli, c'è un motivo. Se Arthur deve andare in prestito alla Fiorentina, e se Arthur deve andare in prestito alla Fiorentina con un diritto di riscatto di 20 milioni, e se Arthur deve andare in prestito alla Fiorentina con un diritto di riscatto di 20 milioni con la metà dell'ingaggio pagata dalla Juve, e se lo stipendio di Arthur non è 5,5-6, come vi dicevo ieri, bensì decisamente più alto, deve rinnovare, perché sennò la Juventus deve andare a pagare uno stipendio, che ne so, di 6 milioni la Juve e di 3 milioni la Fiorentina, perché mi risulta che sia tra gli 8 e i 9 lo stipendio di Arthur. Quindi deve per forza di cosa? Rinnovare un contratto e spalmare l'ingaggio dei 2 anni rimanenti, quindi 2 anni in più di contratto, per prendere gli stessi soldi. Arthur, quei soldi sono stati garantiti, probabilmente in questo momento non ha così tante offerte in giro, anzi, e quindi quei soldi li vuole, non vuole assolutamente fare un passo indietro di un millimetro, non ha la possibilità in questo momento di ritrovarsi tranquillo per un tesseramento in una squadra che andrebbe a garantire gli stessi soldi, accetta di andare alla Fiorentina, accetta di rinnovare con la Juventus, accetta di spalmarsi l'ingaggio per ottenere quei soldi lì. Poi, se tra un anno la Fiorentina deciderà di riscattarlo e di sottoporre un contratto unicamente con Arthur, questi soldi che gli spettano con la Juve se ne andranno, e qua io già faccio la mia previsione: se da Arthur in realtà interessano i soldi e i soldi soltanto, c'è caso che poi dopo un anno alla Fiorentina decide di tornare alla Juventus, perché lì fino al 2026 poi quei soldi li deve andare a percepire. Però la Juve intanto si dà una possibilità di sganciarsi Arthur nonostante il rinnovo, quindi queste dovrebbero essere le logiche dietro il rinnovo. Ovvio che se Arthur rinnova e non spalma il contratto, tutto questo non ha senso, però ribadisco, ieri leggevamo di queste cifre, non mi risultavano affatto, e anzi mi torna molto di più il rinnovo di contratto per spammare l'ingaggio, perché sennò non si può defare. Ken, fastidio al flessore. Oh, iniziamo. Adesso mi sento veramente a casa, adesso mi sento veramente che è iniziata la stagione. Iniziamo a muoverci, i giocatori si fanno male a livello muscolare. E uno, fastidio, primo fastidio. Vediamo se sarà confermato infortunio oppure no. Ragionamento su Rovella. Perché secondo me Rovella, nella testa di Massimiliano Allegri, non è il play davanti alla difesa. È identificato un po' come mezzala, quindi il backup di Fagioli, se proprio vogliamo. Se vado a pensare a quello che è oggi il centrocampo della Juve, Fagioli e Rovella mezzala destra, Rabiot e Pogba mezzala sinistra, davanti alla difesa Locatelli, che in questo momento è il titolare, ma la Juve cerca uno come Kessié, che secondo me andrebbe a posizionarsi proprio davanti alla difesa come titolare, Locatelli come backup. Pogba è pronto? Sì, no. La conferma di ieri di McKennie ci lascia un po' di amaro in bocca, tradotto. McKennie lo confermo perché Pogba in questo momento non sta ancora bene. C'è anche Miretti che gira un po' intorno, quindi Miretti e McKennie secondo me sono figure collegate strettamente alle condizioni fisiche di Pogba, e aspettiamo di vedere se che si unirà la Juve. Perché dico questo? Perché Allegri ce l'ha dimostrato, Pirlo a parte, che è stato un giocatore unico, e quindi la Juventus Pirlo è stato titolarissimo con Allegri, però Allegri nel centrocampo tre davanti alla difesa predilige un giocatore molto più fisico, molto più di copertura, e quindi anche quelli che sono stati i compiti assegnati ai Locatelli nelle ultime due stagioni sono state principalmente di copertura e non di impostazione. Non ci vedo Rovella in quella posizione lì con Allegri, poi magari cambia completamente idea e ci ritroviamo Rovella play titolare. Non credo, anche se qualcuno ha detto sì, però l'anno scorso quando Rovella ha giocato quelle due spezzoni di partita con la Juventus, mi pare Sassuolo e Sampdoria, se ricordo bene, ha giocato davanti alla difesa. Sì, ma non da titolare, da subentrato negli ultimi minuti.
e questo cambia notevolmente le carte in tavola. Quindi questa è un po' la mia previsione, fatemi sapere se secondo voi invece Rovella verrà utilizzato come regista davanti alla difesa, con i compiti di regista davanti alla difesa. Ragazzi, dicevo, ieri Giuntoli non ha convinto tanti, perché tanti sono rimasti impressionati, forse anche stupiti, delle parole che Giuntoli ha riservato ad Allegri. Io provo a farvi una domanda per cercare di sviluppare un dialogo e un ragionamento, una discussione qui sotto nei commenti. Quanti dirigenti nella storia, non della Juve, del calcio mondiale ad alti livelli vanno in conferenza stampa di presentazione e sparano a zero sull'allenatore che è stato confermato dalla dirigenza? Cioè, trovatemi un esempio di un dirigente che alla prima uscita ufficiale con la società va a sparare a zero sull'allenatore, magari anche pensandolo, perché magari Giuntoli pure non pensa tutto quel pappardello finale su Allegri, o magari sì, non lo sappiamo, non sono nella testa di Giuntoli. Ma ditemi voi cosa vi aspettavate. Giuntoli che va in conferenza stampa di presentazione e dice: avrei cambiato Allegri, non mi piace per niente, è stata una scelta folle confermarlo. Quello lo dice il tifoso, quello lo pensa il tifoso. Ma il dirigente mai andrà a fare una roba di questo tipo, ma penso che sia anche la normalità. Per tanto tempo ci siamo detti che ci sono situazioni anormali nella Juve, anche da parte di Allegri stesso, che va a fare più ruoli, va ad avere più potere, va addirittura magari sopra un direttore sportivo. Torniamo alle situazioni di normalità. Quindi il dirigente per forza di cose non può fare chissà che cosa nei confronti dell'allenatore che è già stato confermato, a maggior ragione dichiarazioni di odio pubblico o di lotta o frizioni interne alla prima uscita ufficiale, ma non scherziamo minimamente. Ieri però un ragazzo mi ha scritto: ancora con questa storia di Allegri, ma se Allegri poi vincerà lo scudetto quest'anno ti rimangerai tutto? Allora, partendo dal presupposto che non è una questione di cose che voglio dire, è una questione di cose che sono successe. Cioè, il fatto che la Juventus non sia andata bene negli ultimi due anni non è una mia opinione, è un dato di fatto. Poi, se qualcuno ritiene che gli ultimi due anni la Juventus siano stati soddisfacenti, io qua alzo la mano. Sono scontri di opinioni, sono diverse vedute. Per me non è assolutamente così. Però allora, a differenza di chi fa queste domande, perché io allora potrei rigirare la frittata dicendo: e allora in questi due anni perché non hai cambiato idea su Allegri? Devo cambiarla io? Che, ripeto, la mia non è un'idea granitica, non è un'idea fissa, è un'idea in base a quello che vedo sul campo, al lavoro che viene svolto. Se il lavoro viene svolto in modo buono, sarò il primo felice a dire: bravo Allegri, che dopo due stagioni brutte sei riuscito a tornare a vincere, bravo. Io non ho problemi a riconoscere i meriti, come non ho problemi a riconoscere i demeriti in base a quelli che sono gli andamenti. Però perché io allora devo cambiare la mia idea, che in questo momento è: sarebbe stato giusto cambiare l'allenatore se vincerà lo scudetto? Però certe persone non possono cambiare l'idea che hanno su Allegri dopo due anni di questo tipo, perché magari ritengano questi due anni soddisfacenti? Benissimo. Allora io dall'altro canto potrei dire che, banalmente, vincere uno scudetto dopo due anni di questo tipo potrebbe non essere un risultato soddisfacente. Si tratta sempre di scontri di opinione, cosa che non penso, perché io sarei felicissimo di vincere uno scudetto l'anno prossimo. Però devo anche dirvi che tra palmarès di Massimiliano Allegri, tra ingaggio di Massimiliano Allegri, tra investimenti sul mercato, quindi milioni di euro spesi sul mercato tra ingaggi e costi di cartellini, tra calciatori acquistati e il livello attuale della Serie A degli ultimi due anni, anche vincendo uno scudetto al terzo anno, non cambieresti l'idea che nei due anni precedenti poi non si è lavorato bene, si doveva fare di più e si è raggiunto il minimo indispensabile. Ieri parlavamo di obiettivi minimi. Ecco, hai raggiunto gli obiettivi minimi. E Giuntoli che cosa ti dice? Che gli obiettivi minimi alla Juventus non li puoi raggiungere, non è quella la previsione, non devi porti limiti, la stessa cosa che diceva Bonucci. E quella è la mia lettura, quella è la mia idea, quella è la mia direzione. Poi se Allegri vince lo scudetto quest'anno, gli dico bravo per quest'anno, però se poi devo ragionare sul triennio, dico bravo un anno, gli altri due no, fermo restando che non è detto che la Juventus vincerà lo scudetto quest'anno, non è che scrivendo allora poi l'anno prossimo cosa dirai, aspettiamo e vediamo e giudichiamo quello che è il lavoro. Ma non giudichiamo sempre un'idea ermetica, fissa. Allegri non mi piace, quindi anche se vince lo scudetto, deficiente. Allegri mi piace, però anche se fa schifo, meraviglioso. Ragazzi, non funziona così. Cioè, allora, se funziona così, non stiamo parlando di calcio, stiamo parlando semplicemente di antipatia e simpatia. Ed è una delle motivazioni che l'anno scorso mi ha fatto dire: ragazzi, ma guardate, ma speriamo che Allegri non ci sia più l'anno prossimo, perché io di queste divisioni nette, basate sul nulla, ne ho piene le scatole. Perché qua non stiamo parlando
di raccogliere i risultati, non stiamo parlando di analizzare i risultati, stiamo parlando di portare avanti delle crociate, delle guerre di religioni, dalle quali io mi tiro fuori assolutamente a costo di sembrare quello che cambia idea secondo di come tira il vento, come tanti mi dicono. No, se uno fa bene gli dico bravo, se uno non fa bene gli dico che non è bravo. Ci vuole tanto, perché sennò non stiamo facendo opinionismo, stiamo semplicemente appunto portando avanti delle crociate. Così come Allegri faceva bene, secondo me, a parlare di scudetto negli altri due anni, perché non dimentichiamoci, conferenza stampa di presentazione e ritorno di Allegri, si parla di scudetto, una delle prime conferenze stampa del secondo anno di Allegri si parla di scudetto. Allegri fa benissimo, se la Juve, come Giuntoli, parla di non porsi limiti, Allegri deve parlarmi di vittorie. Questa è la storia della Juventus, non prendiamoci in giro. Non prendiamoci in giro. Competitività e sostenibilità, ma anche competitività. Perché sennò forse non abbiamo capito che cos'è la Juve, se ci accontentiamo di dire che però abbiamo raggiunto il quarto posto in Serie A, in questa Serie A. Non abbiamo capito che cos'è la Juventus. Non lo abbiamo capito probabilmente. Però, ripeto, queste sono personalissime opinioni. E Allegri faceva benissimo a parlare di scudetto. Però poi allora non mi vai in conferenza stampa quando lo scudetto non lo vince a dire se avessi voluto vincere sarei andato da un'altra parte. Perché questa è incoerenza. Questa lo è. Perché qua sono scontri di dichiarazioni. Non è un dare fiducia. È un la Juventus deve lottare per lo scudetto contro un sì, ma qua è impossibile vincere lo scudetto. A distanza di 6, 7, 8, 9 mesi a seconda di come è andato l'andamento. Dove tu potevi intervenire. Quindi io lo dico sinceramente, non mi tiro indietro, ci sono i video, ci metto la faccia, non ho problemi. Perché tanti poi mi dicono, ma però una volta dicevi, quando è tornato Allegri, io ero contento, anche se non era il mio allenatore preferito, perché secondo me non era l'allenatore ideale per la Juventus in quel momento lì. Però ho detto, rimettono Allegri, è una figura della quale hanno fiducia, sicuramente gli investimenti andranno in una direzione diversa rispetto a quelli che sono stati fatti per Sarri e Pirlo, perché se Allegri torna gli saranno state date le garanzie. Col senno di poi probabilmente di garanzie ne ha ottenute troppe, è di quello che parlavamo prima del potere. E appunto perché questi investimenti comunque ci sono stati, la Juventus non è stata ferma sul mercato di calciatori, la Juve ne sono arrivati e tanti, ed è deludente secondo me vedere che poi a distanza di una, due stagioni, che ne so, Zaccaria, Pogba, Zaccaria Paredes e Di Maria, che erano stati tre acquisti fortemente voluti comunque dall'allenatore, condivisi dall'allenatore e dalla dirigenza, non fanno più parte della rosa della Juve. O lo stesso Pogba, che c'è, non c'è, lì un discorso fisico. O lo stesso Vlahovic, nel quale investi 80 milioni e dopo un anno e mezzo ti poni le prime domande, dici ma forse fa il caso mio? O prendi Bremer e poi dici ma però nella difesa 4? Queste sono le cose che mi fanno dire ma scusatemi, ma come stai lavorando negli ultimi anni? Perché come dice Giuntoli, lavorare tanto, d'accordo, ma lavorare anche bene. Perché se lavori tanto e lavori male, allora lavora meno ma lavora bene. Questa è la mia personalissima opinione. Quindi Allegri ha tutte le carte in regola, secondo me, per fare una buona stagione con la Juve, con questa rosa. Come ieri ha detto Giuntoli, è una rosa di altissimo livello, in cui l'allenatore ha assolutamente fiducia, pensa che abbia dei margini di miglioramento, allora deve tirare fuori questi margini di miglioramento, perché poi i giocatori non è che si migliorano da soli, i giocatori hanno bisogno di essere migliorati proprio tramite l'allenatore, tramite le idee dell'allenatore, il modo di approcciare l'allenatore, le scelte, le decisioni dell'allenatore. Banalmente come decidere dove posizionare Rovella in campo, perché secondo me Rovella non è pronto per la Juventus, è prontissimo, vediamo dove verrà posizionato.